giornalisti presenti e anche il pubblico presente. Cari concittadini, logicamente io mi rivolgo alla mia città, ai miei concittadini, oltre che alla stampa. Intervengo dopo il mio lungo silenzio di questi giorni perché circolano delle voci false e distorte sugli avvenimenti politici recenti e anche per aggiornarvi sulle interlocuzioni con la prefettura degli ultimi giorni. È necessario ricomporre la cronistoria dei fatti. La mia maggioranza, come negli anni precedenti, ha lavorato dall'inizio dell'anno per preparare il bilancio di previsione 2024. Alla stesura del documento programmatico e finanziario hanno contribuito tutte le componenti della mia squadra, dall'assessore al bilancio, che ringrazio, agli altri assessori, nonché tutti e nove i consiglieri comunali. Nel documento, tra i vari interventi, avevamo tutti condiviso la variazione dell'addizionale IRPEF dallo 0,6 allo 0,8%, al fine di non aumentare alle famiglie le tariffe del servizio mense e trasporto scolastico che per legge avremmo dovuto aumentare parametrandoli ai nuovi costi minimi richiesti. Nello stesso tempo però avevamo deciso di aumentare l'esenzione IRPEF sui redditi da 11.000 euro fino a 14.000 euro. Insomma, una manovra finanziaria che andava incontro alle famiglie, così come l'esenzione dell'IMU per i magazzini agricoli. Nel Consiglio Comunale del 14 marzo, tra lo sconcerto di tutta la maggioranza e dopo due ore di discussione e attacchi da parte della minoranza, abbiamo appreso dalla dichiarazione di voto che la consigliera Simonetta Faraone, nonostante avesse condiviso nelle varie riunioni la manovra di bilancio, avrebbe votato contro la variazione dell'addizionale, senza sentire il bisogno di informare gli altri consiglieri di maggioranza. A questo punto ho ritenuto di dover richiedere una sospensione prima della votazione per comprendere le ragioni di questo inaspettato e improvviso ripensamento, ma anche questa richiesta mi è stata negata dalla consigliera Faraone, che ha votato contro la sospensione insieme a tutta la minoranza. Si è passati così alla prima votazione con l'astensione della stessa consigliera, che non ha permesso l'approvazione del documento. Il presidente, dal regolamento, ha effettuato la seconda votazione in cui la stessa consigliera ha votato contro, portando alla definitiva bocciatura del punto all'ordine del giorno. Quindi, avendo constatato di non avere più una maggioranza, sono stato costretto il giorno dopo ad azzerare la giunta e cercare di risolvere la crisi al suo interno. Infatti, il primo passaggio che ho fatto è stato quello di richiamare la consigliera Faraone ad un confronto diretto e personale per capire meglio le ragioni del suo ripensamento e del conseguente voto contrario. Purtroppo, e con grande rammarico, la possibilità del confronto mi è stata negata dalla stessa consigliera, la quale durante un breve colloquio telefonico, alla mia precisa domanda se avesse votato il bilancio senza la variazione dell'addizionale IRPEF, mi ha chiaramente risposto di no, perché non era più in maggioranza. Questa decisione ha lasciato la città senza un bilancio approvato nei termini di legge e in gestione provvisoria, una situazione amministrativa finanziaria che impedisce qualsiasi nuovo impegno di spesa. Per intenderci, non è possibile programmare nuove spese sia per le festività in arrivo che per nuovi lavori o interventi anche di ordinaria manutenzione. A questo punto, per senso di responsabilità e amore verso la mia città, convinto che la città meriti di essere amministrata da una classe politica che ne indichi le linee di sviluppo e di crescita e non da un commissario prefettizio delegato all'ordinaria amministrazione, ho incontrato personalmente tutti i consiglieri comunali per un confronto sereno al fine di valutare la possibilità di un allargamento della stessa maggioranza. In questi giorni di silenzio ho lavorato costantemente in questa direzione, oltre ad assicurare la continuità dell'attività amministrativa. Ad oggi
nessuna soluzione condivisa è purtroppo venuta fuori dai vari incontri, mentre è iniziato il percorso previsto dalla legge in caso di mancata approvazione del bilancio preventivo, che si concluderà con lo scioglimento del Consiglio Comunale dopo la diffida del prefetto. Ho sempre creduto nei principi della democrazia, sia nelle vittorie che nelle sconfitte elettorali, rispettando le scelte dei cittadini, a differenza di chi in questi due anni ha solo cercato in tutti i modi di mandarmi a casa, utilizzando anche esposti e lettere infamanti. Ma nonostante ciò, continuo a credere nella buona e sana politica che i cittadini esprimono con il proprio voto, e sono fiducioso nel loro giudizio sul lavoro svolto dall'amministrazione in favore della comunità dal 2017 ad oggi. Questa fiducia, sono convinto, è quella che sostiene l'attività di ogni amministratore eletto, che come primo obiettivo ha il bene della comunità. Ed è per questo che mi rivolgo a tutti gli amministratori di questa città per garantire un governo concreto, propositivo e che ascolti le esigenze dei cittadini. Grazie. Se ci sono domande, sono pronto a rispondere. Posso, sindaco? Prego, dai. Allora, la prima domanda, ne ho due. La prima domanda, sì. Tu giustamente hai rivolto adesso un appello alla responsabilità, sì. Diciamo, no? Tu hai una chiamata alla responsabilità, dice evitiamo il commissariamento, quindi tu continui a, non è provocatoria come domanda, premessa, tu continui comunque adesso a pensare che il commissario per la città sarebbe un danno, quindi alla minoranza che ti invita invece a dimettere, tu contrapponi il tuo pensiero che adesso sarebbe un danno, quindi non pensi in questo momento che il commissario invece sarebbe un bene perché approverebbe il bilancio, farebbe tutto quello che il consiglio adesso non riesce a fare. Stiamo ragionando che tipo tu sei ancora di questo tipo? Io lavorerò fino all'ultimo momento per evitare l'arrivo del commissario, di questo sono convinto, e logicamente poi alla fine del termine dei 20 giorni, quando arriverà la diffida, logicamente se non troverò una soluzione, l'arrivo del commissario sarà obbligatorio, previsto dalla legge. Ma la mia idea è questa, ho lavorato sempre in questa direzione e sono convinto che la città meriti un governo che detti le linee, che dia voce alla cittadinanza. Un governo col commissario, un'amministrazione gestita ordinariamente da un commissario, è una gestione che non dà voce alla cittadinanza. Nella tua ricostruzione che è stata precisa, manca solo, a mio parere, un piccolo passaggio, se posso indurti a questa riflessione che facciamo insieme. Il fatto, la questione del vice sindaco Cristiana Carmosa, che adesso ha deciso di non far parte più della tua amministrazione, almeno al momento, lei si è tirata indietro. Volevo chiederti il tuo parere, visto che non se ne è parlato, nel senso noi abbiamo ascoltato la versione del vice sindaco, non la tua, quindi ti chiedevo il tuo parere riguardo a questa scelta della vice sindaco di non... Come ben si sa, insomma, gli assessori sono persone, amministratori che collaborano con il sindaco, quindi i consiglieri sono invece eletti dalla cittadinanza e rappresentano il Consiglio Comunale, che è l'organo di indirizzo politico. Io ho appreso le dichiarazioni dell'assessore Canosa, ne prendo atto, ma ripeto, la giunta oggi non c'è più, e quindi io devo lavorare con il tavolo politico, quindi con i consiglieri comunali, per valutare la possibilità di allargamento della maggioranza. Sindaco, scusami. Prego. Puoi chiarire bene quale sarà il percorso, diciamo, da oggi in poi? Il percorso è continuare a lavorare fino all'ultimo giorno per evitare l'arrivo del commissario. Quando ci sarà la... Quando arriverà la prefettura, la prefettura ha chiesto, come a noi e a tanti altri comuni che ancora approvano il bilancio, ha chiesto se avevamo appunto approvato il bilancio e se era stato convocato il Consiglio Comunale. Noi abbiamo risposto, adesso attendiamo l'ulteriore comunicazione della prefettura, che varrà per tutti i comuni,
in cui ci diffiderà, partirà la diffida, da allora partiranno 20 giorni e 20 giorni di tempo per approvare il bilancio preventivo. Una sola domanda. La diffida non è arrivata. No, 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 ancora no. Ancora. Una sola domanda. Prego. Arriva, come ritenere che ha detto adesso, c'è l'iter dei 20 giorni che dovesse arrivare. Arriva questa diffida. Lei cercherà ancora di allargare, per l'attoraggio, presumo, questi 20 giorni. Quello che ho detto. Sì. Supponiamo, faccio una supposizione, che non riesce ad allargare. Lei si dimetterà oppure farà qualche altra... Se non passati 20 giorni si scioglie il Consiglio Comunale e quindi viene il commissario. Quindi le decisioni del sindaco non hanno nessun valore. Si scioglie. Sì. Magari il sindaco si può anche dimettere, ciò domandato. Ma non c'è motivo. Prego. Altre domande? Tutto, sono stato bravo, sono stato niente, vi ho delucidato. Apposta? Allora, possiamo chiudere la conferenza stampa per rispetto dei cittadini che ci ascoltano e grazie a chi appunto ci ha ascoltato. Grazie.